È arrivato il momento di svappare. Svappomue. Qual è il contributo delle sentinelle della torre nella manifestazione Un Natale coi fiocchi a Montesarchio? In realtà noi faremo, come l'anno scorso, un albero sul piazzale, sulla zona antistante della torre, e ne faremo un altro particolare che si vedrà su tutta la vallata, e poi ci saranno delle sorprese. Insomma, non vogliamo svelare subito, immediatamente, tutto quello che faremo, però sicuramente animeremo un po' il piazzale della torre in queste giornate che precedono le festività natalizie. Vabbè, sicuramente riusciremo a fare il presepe nella torre, che sarà non grandissimo perché gli spazi che abbiamo sono molto ristretti, ma il punto di forza sarà sicuramente l'albero che si vedrà da tutta la valle, che con l'illuminazione giù sarà praticamente la ciliegina sulla torta, su tutta l'illuminazione della vallata. Per il look della torre abbiamo già iniziato, perché abbiamo già fatto la pulizia dei tornanti, così la gente che verrà, speriamo numerosa, sulla torre troveranno già un ambiente un po' più accogliente. Le sentinelle sono sempre a disposizione di tutti i turisti che verranno e fanno il loro lavoro, così come tutti, non lavoro, questa cosa che fanno per passione, a tenere la torre aperta e a dare tutte le spiegazioni possibili e immaginabili sull'esistenza e della storia della torre. Ci sarà molta più affluenza con il ritorno del vaso di Asteas? Ci auguriamo sicuramente di sì, perché comunque è un gioiellino da tenere in considerazione e da divulgare per tutta la regione, per tutta l'Italia, perché è comunque uno dei vasi più importanti al mondo.